Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui, sono Sara la kitesurfista. Dunque, sì, scusate, sono un attimo arruffata come al solito, però vabbè, è così. Per chi non lo sapesse, linko in basso la mia storia nel mio blog. Insegno e faccio kite dal 2013. Ho deciso di aprire questo canale per rispondere a alcune di queste domande che mi vengono fatte continuamente da amici, clienti, amici di amici. Ovviamente vi chiedo anche un aiutino, un like, un dislike, un commento. Iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati sul mondo del kitesurf. Se non avete tempo di guardare questo video e siete in macchina e boh, potete anche ascoltare il podcast, linko tutto in basso. Bene, in questo video voglio rispondere alla domanda: Sara, dove vado a fare il corso base di kitesurf? Sì, questa domanda me l'hanno fatta in molti. Personalmente, dal 2013 ad oggi ho vissuto, lavorato e fatto kite in un sacco di spot in giro per il mondo, in Italia, all'estero, al Caribe, in Africa, e posso dire di avere la mia lista di spot che consiglio in Italia e all'estero per fare il corso base di kitesurf. Gli spot di kitesurf che vi elencherò in seguito li ho scelti per queste ragioni: facilità di apprendimento, media alta di giorni di vento all'anno, ma anche comodità di raggiungimento degli spot in sé. Ci tengo a dire che gli spot in giro per il mondo sono veramente un sacco. Questi sono i consigli che do in base alla mia particolare esperienza. Se siete istruttori o manager o lo che sia, vi invito a scrivere i vostri consigli in basso, ovviamente, anche per essere più utili a tutti. Per ogni spot vi darò anche dei pro e dei contro. Questione numero 1: ho uno spot ventoso di kitesurf o windsurf vicino a casa? Se sì, bene, vai lì, parla con i local, vedi se ci sono istruttori, se è un centro certificato di kitesurf. Ti invito ad andare lì, inserirti a poco nella community di kiters della tua zona. Fai un corso di kite, ovviamente. Qui in seguito il link alle 10 cose da sapere importantissime prima di fare un corso di kitesurf, ed anche qui cosa si fa esattamente in un corso di kitesurf se ancora non lo sapessi. Se non vivi vicino al mare, ti consiglio di fare una vacanza kitesurf dedicata. Ma dove vado? Questo dipende un po' dal budget e se vuoi stare in Italia o puoi anche andare all'estero. Se vuoi fare una vacanza di kitesurf dedicata in Italia, consiglio i seguenti spot. Spot in Italia consigliato numero 1: Lago di Garda. Allora, il lago di Garda al nord rimane uno dei punti più ventosi, c'è poco da fare. Da maggio a ottobre al lago di Garda è difficile trovare un giorno senza vento. Il lago di Garda ha dei venti termici, la mattina il peler che soffia dal nord al sud e l'ora nel pomeriggio che al contrario soffia dal sud al nord. Questi venti termici sono strapuntuali. L'unico caso che non ci sia vento al lago di Garda è perché magari ci sono delle perturbazioni in giro o pioggia. Però del lago di Garda il corso è abbastanza corto, imparerai in fretta. L'istruttore è sempre dietro di te in barca, sopravvento, che ti osserva e ti dà dei consigli tecnici. Materiali e attrezzature sono quasi sempre in buonissimo stato, grazie all'acqua dolce. Ci sono un sacco di attività da fare quando non stai facendo kitesurf, quindi climbing, hiking. È ideale per famiglie, gruppi di amici, non per giovanissimi e single. Contro del lago di Garda, il corso in sé è abbastanza costoso, ci sono un sacco di costi fissi, quindi inevitabilmente il prezzo del corso è abbastanza alto. Ci si sveglia la mattina presto perché il peler inizia a soffiare alle 7 con l'alba. Un altro contro è il fatto che al lago di Garda si salta completamente tutta la parte del controllo del kite a terra, compreso il lancio atterraggio del kite. Perché? Perché al lago di Garda non ci sono spiagge, non c'è posto per fare tutte queste importantissime parti del corso base. Quindi dovrei farle in un secondo momento quando andrai al mare. Al lago di Garda si fa tutto dalla barca. Centro kitesurf consigliato, Garda Kitesurf. Se volete c'è il video che gli ho fatto io un paio di anni fa qui. Spot in Italia consigliato numero 2, Sicilia, Lo Stagnone. Consigliatissimo, si vola su Palermo o Trapani e lo spot è lì, è una laguna immensa tra Trapani e Marsala. Acqua bassa e venti costanti ne fanno davvero uno spot ideale per imparare. Anche qui c'è da dire che i tempi di apprendimento sono abbastanza ridotti grazie all'acqua bassa. Ideali per giovani ma anche famiglie, spesso in alta stagione ci sono un sacco di feste. Pro dello Stagnone, acqua bassa, quindi tempi ridotti. Ci sono un sacco di altre attività nella zona in caso di assenza di vento. Arrampicata, storia, cibo buonissimo, vini ancora meglio. I tramonti allo Stagnone sono qualcosa di allucinante davvero.
Contro dello stagnone, acqua bassa, a volte troppo bassa, quindi c'è anche da fare attenzione. Non bisogna cadere male. In estate ci sono anche anemoni in acqua, in laguna, quindi potrebbero infastidire le pelli più sensibili. Occhio ad andare lì in agosto perché magari fa troppo caldo e non c'è vento. Scuole consigliate, tsunami e no limits. Ti metto il link in basso. Pot in Italia, numero 3, Sardegna, Punta Trettu. Simile allo Stagnone, acqua bassa e venti costanti. È un posto molto comodo per imparare e facilmente raggiungibile. Contro è un luogo un po' isolato. Devi stare un po' fuori e la città più vicina le devi andare a raggiungere in macchina. Ci tengo a dire che in generale le lagune e le foci dei fiumi con acqua bassa sono dei posti ideali per fare il corso di kitesurf base. Andiamo all'altra ipotesi, c'è la possibilità di andare all'estero. Dove vado? Porto consigliato numero 1 all'estero, Tarifa, Spagna. Non solo perché ci vivo e mi piace un sacco. Tarifa in generale è la mecca del kitesurf in Europa, proprio per il fatto che è straventoso, è un punto veramente super ventoso. Non solo per questo, ma anche per l'ambiente in sé. L'ambiente kitesurf qui è incredibile, ci sono un sacco di pro rider sempre qui ad allenarsi. Pochi sono i luoghi al mondo dove c'è un ambiente così kitesurfer. Ci sono un botto di centri, un sacco di brand hanno la loro sede qui, ci sono un sacco di scuole, un sacco di istruttori, chiringuiti ed anche un sacco di feste. A Tarifa qui ci vivo e ci ho insegnato per anni, è un posto specialissimo per fare kite e imparare. Si dice che imparare kitesurf a Tarifa, se impari qui, dopo sai andare ovunque. Potrebbe essere intenso. Ma è un posto meraviglioso. Perché potrebbe essere abbastanza challenging Tarifa? Perché spesso ci sono venti forti e rafficati. Se non ci sono venti forti e rafficati, magari c'è vento costante, spesso ci sono troppe onde. È certo il paradiso per i kitesurfer, i windsurfer e ad oggi anche i wingfoiler, ma non è uno spot facilissimo per imparare. Lo consiglio in ogni caso, proprio per l'ambiente kitesurfer tarifegno. È qualcosa di unico. Si impara, c'è festa, ci sono tramonti pazzeschi, cibo buonissimo, tutto l'anno. È ideale per giovani, famiglie, c'è un po' di tutto qui. Pro di imparare kitesurf a Tarifa. Ambiente, come abbiamo detto, altre attività, arrampicata, bicicletta, hiking, subacquea, ci sono mille cose da fare. Ci sono un sacco di centri certificati tra i quali scegliere. L'ambiente è super internazionale. Quantità di giorni di vento all'anno, wow. Contro di imparare a Tarifa, come dicevo, le condizioni spesso intense, quindi magari più ore di pratica in acqua. Centro consigliato Tarifa, ovviamente quello dove lavoro io, il surf center Tarifa. Pot consigliato all'estero numero 2, Egitto. L'Egitto sarà sempre nel mio cuore, ci ho vissuto quasi 2 anni a Dahab e lo consiglierò sempre anche perché è facilmente raggiungibile da vari aeroporti in Italia. In 3-4 ore ci sei. Acque turchesi meravigliose e acqua piatta e lagune ne fanno uno spot meraviglioso per imparare. Da aprile a ottobre i giorni di vento in Egitto sono tantissimi. Consiglio vivamente Dahab come spot. Si vola su Sharm el Sheikh, consiglio anche El Guna o Safaga. Anche Ras Sudra è una laguna molto valida che si raggiunge facilmente volando dal Cairo. Ci sono poi una marea di secret spot e altre lagune meravigliose. Se sei in famiglia o in coppia, consiglio centri un po' più esclusivi o alberghi tipo resort a El Guna o Marsalam. Se invece vuoi qualcosa di più avventuroso e magari viaggi solo, ti consiglio Dahab. È abbastanza economico e super divertente. Pro dell'Egitto? Economico, buon cibo generalmente, un sacco di attività da fare anche qui nel caso non ci fosse vento, tipo immersioni, snorkeling solamente, hiking, paesaggi meravigliosi e gli egiziani sono anche un popolo meraviglioso. Spot consigliato all'estero numero 3, Dakhla, Marocco. Anche questo lo scelgo per una relativa vicinanza all'Italia barra all'Europa. È l'ideale per una vacanza di kitesurf dedicata, si vola su Dakhla e ti portano direttamente in laguna. Di solito si alloggia su camp barra resort, alberghi, direttamente sulla laguna di Dakhla dove soffiano i venti. Consiglio Dakhla Attitude o Dakhla Spirit come resort camp dove alloggiare. Gli alberghi sono prettamente all inclusive, voi dovete preoccuparvi solo di fare kite. Ci sono anche surf house a Dakhla City, ma non sono proprio comodissime alla laguna.
È ideale per coppie o famiglia o gruppo di amici. Non ci sono molte feste e se ci sono solo dentro i camp. I vari pro di Dakhla è una laguna immensa dedicata al kitesurf, c'è ancora qualche windsurfer e ci sono sempre più wingfoilers. Il cibo è molto buono, anche se non sarà mai il cibo marocchino super local, almeno che non andiate in alcuni posti che se volete sapere scrivetemi sotto. Ve lo dico in privato. L'alcol è molto caro, quindi vi consiglio di fare un detox alcolico, che va benissimo. Contro di Dakhla, i camp sono abbastanza caretti. Se hai sfortuna e c'è poco vento, c'è davvero poco da fare lì, a parte andare a surfare o mangiare ostriche e pesce fresco, che male non è. E spot all'estero consigliato numero 4, Zanzibar, meta paradisiaca, sognata da molti, e lo consiglio anche come spot di iniziazione al kitesurf. Ci ho vissuto quasi un anno e devo dire che rimane uno dei miei posti preferiti dove fare kitesurf. Ed è anche molto facile per imparare. Potete tranquillamente alloggiare a Page o Giambiani nella costa est, che è dove soffiano i venti. Colori dell'acqua spettacolari, resi ancora più spettacolare dal cambio costante e diario della marea. 2000 sfaccettature di blu. C'è un momento che hai l'acqua che ti arriva alla porta del bungalow e un momento dove devi fare tipo 2 km per andare in acqua. Laguna. Anche qui con la marea giusta si insegna e si pratica il kitesurf con l'acqua alla vita. Non è così caro come si direbbe, se ti organizzi la vacanza da solo non è così caro. Pro di Zanzibar, colori meravigliosi, vento costante e 2 stagioni all'anno di vento, la nostra estate e il nostro inverno. Contro, anche qui, è comunque un paese musulmano, siamo in Africa, quindi dobbiamo un po' rispettare tutto quanto, le loro regole e il loro lifestyle. Questi sono in linea di massima gli spot che, in base alla mia personale esperienza, consiglio per imparare a fare kite. Ce ne sono moltissimi altri in Italia e nel mondo, anzi sarei stracuriosa di sapere cosa ne pensi e se tu ne hai uno favorito o se tu, istruttore, vuoi aggiungere qualcosa, fallo pure nei commenti, vorrei che questo video fosse utile a tutti coloro che si pongono questa domanda. Questi sono gli spot che io consiglio, ma ce ne sono un sacco in giro per il mondo ed è solo la mia personale selezione. Sono veramente stracuriosa di sapere quelli che voi consigliate, quelli che voi pensate che siano facili per l'apprendimento del kitesurf. Scrivetelo nei commenti. Grazie mille dell'attenzione, spero che questo video vi sia stato utile e se lo fosse stato condividetelo, mi farebbe strapiacere o mettete semplicemente un like, un dislike pure. Da Tarifa, Sara, è tutto e ci vediamo al prossimo video.